Ciao ragazzi, benvenuti a questa 29esima puntata di The Light Club. E io sono sempre Alessio Andreani e sono qua con il mio co-host Frank. Che è sempre Frank. Ciao ragazzi e benvenuti. Puntata 29. E, di cosa parliamo? L'avete già visto, quindi non faccio il solito tira lungo sul titolo, però intanto sfruttiamo qualche secondo in attesa che tutti si colleghino, quindi stasera puntata dove vi gusterete le nostre brutte facce e parleremo di post-produzione, si potete, ma poi le facciamo diventare piccole, quindi non c'è problema. Post-produzione parleremo delle maschere, quindi facciamo una puntata di carnevale stasera, no scherzo? Eh sì, mascherine, oggi parleremo di FFP2, FFP3, no ragazzi basta perché non ne possiamo più. Ma guarda, intanto mi viene in mente che parlando di quel che dici, vi annuncio che il calendario del The Light Club subirà qualche variazione, nel senso che dalla settimana prossima sia in orario che in frequenza ci saranno dei cambiamenti, però Nisi farà un post a riguardo, quindi anche noi lo sapremo tra poco, però insomma, visto che adesso ci si può un attimino muovere, vediamo di sfruttare meglio questa cosa. Esatto, ci adeguiamo un pochino agli orari e alle frequenze, poi vedrete di preciso, ancora non è stato deciso tutto. Nel frattempo iscrivetevi, mandateci le stelline su Facebook e iscrivetevi a YouTube. Esatto. E niente, vi ricordo che, esatto, l'iscrizione qua sotto, e vi ricordo che comunque tutto è registrato, quindi se l'orario per voi è scomodo, ragazzi, ricordate comunque di venire a vedere i video che facciamo sul canale YouTube. Ovviamente anche su Facebook, ma pensiamo che YouTube per i video è un po' più ad hoc di spot. Mi dispiace per il video, è un po' scuro, ma c'è il sole e la luce frontale oggi è un po' debole perché sto condividendo lo schermo, in quanto oggi andremo a fare una puntata un po' alessiocentrica in esatto. Cui vi farò vedere le mie foto e quindi io direi di iniziare subito e bene. Di andare sul Lightroom, quindi non ho la la luce frontale perché ho collegato il mio hard disk, anzi SSD esterno, quindi penso di essere live e siamo anche in un posto fighissimo, mi verrebbe da dire. Io vado esatto. A cucinare visto che ci sei solo tu stasera. Ciao ragazzi, va bene. Ciao Frank, no mi sarai molto utile non solo per i commenti ma anche per altro. Oggi andiamo a parlare delle maschere, ragazzi, se non l'avete fatto fatelo, e una volta finita questa puntata andatevi a divorare tutte le puntate che abbiamo fatto in precedenza sulla post-produzione, che ad oggi in realtà sono veramente tante. Abbiamo quella con Simone Poletti, abbiamo un paio di puntate in cui abbiamo parlato con Luca Mussi, abbiamo quella dove Frank post-produce la sua foto, io post-produco la mia foto, e poi in generale un po' in ogni puntata ne parliamo un pochino. E avrete sicuramente visto che parliamo sempre di maschere, maschere di luminosità, mascherare una zona, post-produzione selettiva, perché in qualche modo è fondamentale. Dopo le correzioni principali che fate, andiamo sempre a correggere selettivamente la foto. Ma che cosa sono queste maschere? Perché ovviamente il masking in inglese non è che viene fatto dato per scontato, cioè va in qualche modo imparato, e quindi oggi andremo a vedere. Io ho scelto un po' la foto, oggi non sarà così importante perché non andremo a fare la post produzione dall'inizio alla fine, quindi ne prendo una tipo a metà, mezza tra virgolette post prodotta. Ho fatto delle correzioni generiche sulla foto, quindi ho preso questa qua con un po' di luce laterale, delle belle nuvolette che si muovono, come vedete qua 138 secondi, quindi poco più di 2 minuti. Qua che poi vabbè, i settings mi stai dicendo, poi anche che filtri, ricordati di dire. Sì, F11 e 22 mm, quindi un pochino il nostro sweet spot in qualche modo, quindi intorno ai 2 minuti circa F11 e circa 20 mm. Una composizione un po' più particolare, con il faro un po' sull'angolo, perché comunque volevo aprirmi e usare gli spazi negativi, anche lì ne abbiamo parlato sulla composizione, e incorniciare bene la foto. Di fatto è tutta cornice in qualche modo, e poi c'è il soggetto qua un pochino sul lato. Come filtri ho utilizzato
un attimo, che qui è un autostop utilizzato. Sì, che mi ricordo il sole. Alto. Esatto, il sole era tipo qua, fuori dall'inquadratura. Guarda, penso anche più alto, guarda i ciuffi. I ciuffi colorati abbastanza, no? Mm-mm. Sì, no, dico per quello, quindi era bello alto ancora. Dai, arancioni, so. Vabbè, adesso il momento dove erano non ce lo ricordiamo di preciso, comunque era all'incirca qua e sicuro non era sceso sotto l'orizzonte perché c'è ancora un po' di luce sul primo piano e ho usato un GND hard in questo caso, anche se un medium sarebbe andato benissimo ugualmente in questa situazione, ma a noi ci piace usare molto spesso l'hard più del medium, ma è puramente una scelta nostra e personale, e ovviamente il polarizzatore che, come vedete qua, guardate come ha tirato fuori senza fare particolari correzioni il fondale e i colori del mare, dello stretto di Brest, e basta, questi tre filtri. Bene, ora andiamo nel vivo, cioè andiamo a vedere un pochino le maschere in Lightroom e in Photoshop, lo vedremo. Ovviamente iniziamo in Lightroom. Le maschere di Lightroom non sono altro che i pennelli, o in realtà anche il radial filter, quindi il filtro radiale in italiano, o filtro graduato, che ragazzi per favore non dovete confonderlo col GND fisico. Filtro graduato si chiama così, lo vediamo subito per primo così ce lo togliamo, semplicemente perché fa un effetto simile, cioè come vedete cerca di non è che lo simula nel senso che viene usato al posto di, ma fa una cosa simile, cioè fa una parte più scura sopra o sotto, una parte più chiara, cioè senza effetto, e una transizione. Quindi è semplicemente un nome, come se chiamo, cioè l'icona della macchina, non è una macchina, non è che salto sopra l'icona e cammino, cioè è semplicemente simile come transizione a un filtro e la scegliete voi. Viene usata, tipo qua potrei usarla, perché comunque mi crea una mascheratura, appunto, che è il concetto stesso di maschera, che qui la potete vedere premendo O, Show Selected Mask Overlay in Lightroom. La parte rossa è quella che, muovendo questi slide, viene come si dice, Frank? Viene non ti stavo sentendo perché sei andato tratti, l'effetto viene applicato, l'effetto viene applicato sulla zona rossa, quindi mi raccomando, usate questa funzione che vi permette di capire come state costruendo una maschera su Lightroom. Quindi ripeto, premete il tasto O o cliccate qua sotto Show Selected Mask. In questo caso la maschera è semplice, cioè sopra al 100%, transizione che scegliete voi muovendo queste righine e basta. Così io ho applicato il filtro GND in fase di scatto e volendo posso andare a, non so, scaldare solo la parte sopra del cielo, renderla un pochino più luminosa, recuperare solo qui le alte luci o i bianchi ancora meglio, oppure applicare un clarity per tirare fuori meglio, come vedete, le nuvole, i passaggi tonali delle nuvole. Insomma, la maschera vi permette di agire selettivamente nella zona rossa, detto proprio basico. Ma andiamo a vedere qualcosa di un pochino più complicato di una semplice maschera che di fatto è una riga con una transizione. Quella radiale è la stessa identica cosa, ma con una forma ellittica barra circolare, quindi applicandola, come vedete, di fatto potete dare, non so, tipo una vignettatura particolare con la vostra forma, tipo la mettete tipo così, abbassate un pochino l'esposizione e state dando una vignettatura su un po' più gestibile, ecco, rispetto a magari quella che date in un altro modo. Però questo non lo andremo a usare spesso, molto spesso andremo a usare il pennello. Il pennello ci permette di mascherare, adesso premo la O, cioè quindi mostro le maschere, in maniera libera, quindi posso disegnare quello che voglio
e vedete adesso l'effetto quanto è debole, e lo faccio sulla base di questi quattro indicatori. Adesso li andiamo a vedere uno a uno perché sono fondamentali, sono le basi delle maschere o dei pennelli in questo caso, perché le due cose un pochino si fondono su Lightroom. Ok, dimensione è facile, quando la muovete si ingrandisce e diminuisce. Feather, che è la sfumatura, più avvicinata allo zero e più la sfumatura è netta. Per farvi un esempio, se clicco così viene in questo modo, se la metto al massimo viene in questo modo. Ok? Beh, è molto la differenza è palese. Uno al bordi netti e uno molto sfumati. Flow e density. Flow e density, a mio avviso, sono probabilmente due settaggi del pennello, in questo caso agiscono sulla maschera, molto molto in qualche modo difficili da capire o comunque si confondono molto spesso. Vi faccio un esempio. Allora, il flow, mettiamo flow a metà, anzi a 25%, e la densità al massimo. Se io faccio un passaggio, quello che succede è che questa zona rossiccia che vedete qua è stata verrà applicata un'eventuale correzione al 25%. Ok? Fino a qua è semplice. Se io faccio un altro passaggio da quest'altra parte, succede che nella zona di intersezione tra le due avrò un'applicazione del settaggio al 50%, perché il flow si somma ad ogni passaggio. Quindi, adesso cancello quello che ho fatto, se io faccio un passaggio così, 25, torno indietro, 50, cioè in realtà non è proprio 50, è il 25% in più. Ora non vi sto a fare il calcolo troppo preciso. In ogni caso, ad ogni passaggio aumentate del 25% il flow. In questo modo potete gestire bene, quando fate delle correzioni selettive, l'ammontare, la quantità di modifiche che applicate in una determinata parte, e soprattutto nel caso di selezioni manuali in cui avete magari dei problemi a gestire bene le zone di confine tipo i bordi, vi consiglio calorosamente di tenere un flow abbastanza basso, intorno al 50%, perché in quel modo create un bordo molto con una transizione molto morbida. Mentre invece la densità che cos'è? La densità inizialmente sembrerebbe come il flow, perché se io metto al 25, al 50 per far vedere meglio, faccio un passaggio e appunto mi applica al 50%. Se però torno indietro, non aumenta. La densità rimane 50. Semplicemente riempio tutta la foto di una maschera al 50% di densità. Se passo un'altra volta non aumenta quel 50% e quindi non è incrementale. Facciamolo al 25, quindi passo al 25 e è uguale a passare col flow a 25, ripasso e non aumenta, cambiano solo i bordi perché mi sto muovendo un pochino destra e sinistra, ma la zona centrale, vedete, non aumenta. Se devo aumentare la densità, se voglio aumentare la maschera. Quindi ok, ci siamo su questo. Poi, non so se ci sono domande, Frank, dimmi pure. No, non ti ho interrotto proprio perché non c'erano particolari domande, quello che è arrivato già hai risposto real time, quindi direi di proseguire. Perfetto. Una piccola tip, se muovete la rotellina o con due dita sul Mac o su un touchpad che ha questa funzione, andate a aumentare e diminuire la size, quindi la grandezza del pennello, automaticamente. Ora passiamo a Automask. Automask è molto utile. Facciamo un esempio, voglio in qualche modo applicare una regolazione sulle rocce. Farlo in manuale vuol dire che devo mettermi qua, fare la selezione e come vedete già sono andato fuori molto vistosamente. Automask, in poche parole, crea automaticamente una maschera che riconosce i bordi. Come vedete è un po' più preciso, sicuramente più preciso rispetto a quello che stavo facendo prima. Praticamente il più che vedete qua al centro
del pennello indica dove il tool sta guardando i pixel e lo applica a quelli simili a, in quel punto. Quindi vi consiglio che se volete essere più precisi vicino ai bordi, magari diminuite un po' la grandezza e quindi così, guardate, sto selezionando il bordo della roccia e funziona abbastanza bene. Occhio a non andare fuori con il più, perché se vado fuori lui prende il mare e pensa che voglio selezionare quella parte, invece no. Quindi automask, perché no? Io lo consiglio, usiamolo quando c'è, perché potrebbe essere molto interessante. Ora invece passiamo a un secondo, più raffinato tool che aiuta a mascherare, che è il Range Mask. Allora, Range Mask, intanto inserito da poco, Frank è un grande estimatore, quindi chiederò anche al suo aiuto, e sì. Tu lo usi soprattutto, Frank, in Color o Illuminance? Magari spiegaci tu i due. Esatto. Allora, cos'è il Range Mask? Che non saprei neanche come l'hanno tradotto in italiano, in realtà ce l'hanno detto proprio loro l'altra volta, mi sono già dimenticato. Aspetta, comunque, lo cerco intanto. Vai. Allora, il Range Mask vi permette di fare un ulteriore affinamento del livello, nel senso che, come sapete, insomma, Lightroom ha sempre un attimino peccato nei livelli, no? Nel senso che vi spinge ad usare Photoshop. Però probabilmente grazie un po' ai competitors che hanno implementato i livelli all'interno di questi software, come può essere un Photolab piuttosto che un Capture One, anche loro sono andati avanti. Allora vi permettono di fare un ulteriore affinamento della maschera che state maschera facendo. Maschera intervallo, a quanto pare. Maschera intervallo, giusto. Quindi vi dà una possibilità di affinare ulteriormente questa maschera e la potete fare attraverso due algoritmi, quindi in due modi, attraverso una modalità di colore e attraverso una modalità di luminanza. Allora, se premete colore, cosa succede? Ale, per esempio, preme colore, vi si applica, vi viene fuori un altro sottomenu dove c'è una pipetta. Ale va a pigliare la pipetta, va a scegliere uno dei, nell'area rossa ovviamente, che è l'area selezionata della nostra maschera, Ale va a selezionare uno dei punti dove vuole che la maschera sia applicata. Lui dice: io faccio la maschera per le rocce, è inutile che io devo trovare il modo di tirarvi al mare. Quindi lui fa una pipettata sulle rocce che sono di un colore marrone, di un insomma di qualcosa di un certo range, diciamo, e automaticamente la maschera viene affinata. Ulteriormente poi c'è uno slide, quello che stava muovendo Ale poco fa, che potete fondamentalmente ampliare o diminuire, diciamo, il range di tonalità che è stato selezionato quando avete pipettato sulla roccia. Questo è molto comodo e io in particolare lo uso in realtà non tanto per la roccia, quella di colore, ma più che altro per il mare, e lo utilizzo per tirare via magari quando c'è qualche colore nella schiumetta che a me piace avere bianca. Come vedete poi ci sono infinite o quasi modalità di affinamento dove potete fare più pipettate, insomma potete andare a campionare. Se premete shift potete aggiungere più selettori, oppure fate tenete premuto e lo muovete e vi fa una media della zona che avete selezionato. Vedete che cambia leggermente di qua, non so esatto. Se si vede, comunque è la media della zona. Guarda, io normalmente comunque lo utilizzo con punto singolo, cioè pesco un punto, poi con lo slide me l'aggiusto e dopo, come vedete, comunque c'è anche la possibilità di cancellare a mano con la gommina su Erase e sopra i quattro slide. Ecco, e vabbè, e poi lì fate delle micro regolazioni se vi serve. Per quanto riguarda invece l'altra modalità, è la modalità intervallo luminanza, grazie a Vincenzo che ci aiuta sui nomi in italiano. E come funziona? Funziona più o meno allo stesso modo. Io vado a selezionare un'area che però non verrà più campionata in termini di tonalità, ma di luminanza. Quindi mi va a pescare un pixel o un insieme di pixel, adesso in realtà non so quanti ne campiona,
e vi va a fare un affinamento in base alla luminanza di quell'area che avete selezionato e va a cercare di prendere tutte le aree che, della mascherata rossa che avete dato per tenere dentro solamente quelle che hanno una luminanza come quella che avete preso a campione. Questa luminanza può essere ovviamente modificata, quindi come vedete in basso c'è, prova a scorrere un attimino in basso alle scuse dove c'è... Sì, l'ho appena fatto, scusa. Vedete che ci sono degli slide, praticamente ci sono due slide, uno che si chiama range, il quale potete fondamentalmente andare a selezionare se prendere i toni, diciamo, non i toni, le luminanze chiare o scure, quindi andare a prendere l'area scura o l'area chiara della vostra maschera, così come poi c'è un secondo slide che vi permette di dare una sorta di sfumatura della sottoselezione fatta. Non so neanche come si chiama in inglese perché non ci arrivo a leggerlo così in piccolino, ma... Smoothness, ok. Ok, quindi insomma questa è veramente una funzione utile. Allora c'è Taz che ci dice che a Lightroom con l'ultima versione non in abbonamento, il Range Mask non c'è, e ci chiede qual è, se c'è una soluzione o quant'altro. Allora, in realtà purtroppo non c'è soluzione. No, solo CC ce l'ha, mi sembra. Esatto, ce l'ha solo CC. Allora, per un programma a pagamento non mensile che gestisca i livelli per fondere più foto, ci sono tantissime alternative. Come ti dicevo prima, forse le più valide sono sicuramente Capture One e Photolab di DxO. In realtà però non ne so tantissimo sulla fusione di più foto, sicuramente sulla gestione di più livelli sono molto più avanzati di Lightroom, a dirla tutta. Ma ecco, volevo dirvi, una delle prossime puntate sarà proprio su DxO Photolab 3, per chi l'aveva chiesta. Ok, perfetto. Quindi qua abbiamo una maggiore flessibilità nella gestione delle maschere sulla base di, ripeto, luminanza e colore. Quindi utilizzate luminanza quando quello che volete mascherare rispetto al resto ha soprattutto una differenza di, appunto, luminanza, e in qualche modo in chiaro scuro, detto proprio terra terra, anche se non è preciso. L'altro invece per chi ha, per il colore, esempio, probabilmente se voglio andare a in qualche modo a prendere questi ciuffi colorati li vado a fare colore, se voglio andare a prendere, non so, il bianco dell'acqua faccio luminanza o queste zone qua. Comunque fate dei test, uno magari funziona meglio dell'altro. E non vi accorgete che magari c'è più differenza di luminanza che di colore. Non è facile perché non è proprio così immediato, quindi usatele entrambe e vedete quale maschera migliore, con quale due avete la maschera migliore. E poi, come giustamente Frank ha accennato, ricordatevi che con Erase potete sempre andare a cancellare parte della maschera che avete fatto. E poi in Lightroom abbiamo abbastanza finito. Sì. È vero che potete farne più di una, come vedete io qua già ne avevo fatte un paio, sono questi due puntini che vedete, l'avevo usata per aumentare un pochino la luminosità che era un pochino non uniforme dovuta al filtro, e è perfetto, ecco. Quindi per chi utilizza i filtri GND e si chiede quando c'è qualcosa che sale sopra l'orizzonte, non c'è problema, è molto più facile fare due tocchi così che bruciare tutto il resto dell'immagine, soprattutto in questa zona qua che è proprio al limite. Ora andiamo su Photoshop, perché su Lightroom abbiamo un po' finito, e andiamo a vedere un edit su Photoshop. Tanto Frank puoi mettere anche le facce, tanto che carica. Ok. Potremmo fare la sigla? Anzi, guarda, avevo preparato un banner apposta per questa cosa, però lo volevo usare dopo. Ma caricando. Carica, forse. Certo, guardavo, spero. Se c'erano altre domande, ma non ne abbiamo per il momento. Bene, vuol dire che siamo chiari. Benissimo.
No, più che altro volevo introdurre io un tema, nel mentre che carica, ricordate, cioè, perché usare Lightroom piuttosto Camera Raw, quel cacchio che volete, o andare direttamente su Photoshop e fare tutti i mille livelli lì? Allora, secondo me vale sempre la regola della semplicità, cioè vi dovete infilare prima in testa quello che volete ottenere e poi agire di conseguenza. Cioè, la cosa più sbagliata, secondo me, è mettersi a fare maschere e livelli per poi, nel senso, farvi portare da loro a un risultato e non darlo voi. Ogni tanto si vedono foto che potrebbero essere post-prodotte in 5 minuti in Lightroom con 15-20 livelli su Photoshop. Cioè, se potete evitarlo, ci guadagnate sicuramente tempo e pulizia d'immagine, secondo me. Allora, vedo che Ale è caricato. D'accordissimo, sì, puoi mettere questo e togliere noi, che siamo brutti. E niente, allora ho caricato la foto in Photoshop e andiamo a fare un po' di mascheratura in qualche modo su... Ale, ti interrompo perché è arrivato un commento interessantissimo di prima, adesso non riusciamo a riaprire forse Lightroom, però effettivamente Nando ci dà un trucchetto che utilizzando il tasto Alt, il più... diventa meno per correggere sbavature della maschera. Sì, sicuramente ci sono tanti trucchettini. Sì, già, sì. I shortcut, ragazzi, poi dovete stamparveli e studiarveli tutti. Comunque sì, lo uso senza nemmeno accorgermene. Ora, ora qui sto facendo un pochino di stupidaggini, in realtà. Praticamente questa modalità non è molto utilizzata, è la quick, non so, andatela a studiare, ora non ci voglio perdere tanto tempo, mi è venuto in mente, l'ho fatta, ma ho fatto una cazzata perché in realtà non ve la spiego, quindi mi dispiace ragazzi, però è la quick mask mode, cioè di fatto è come su Lightroom più o meno, è solo più complicato, non la usate mai e vi dimenticate come funziona, però vi permette di utilizzare un pennello e pitturare sopra il rosso come se fosse la... ora non è attiva, come se fosse la modalità di Lightroom. Quindi quando siete dentro, vedete, l'ho attivata, adesso non mi ricordo nemmeno più lo shortcut, comunque Select, Edit in Quick Mask Mode, e praticamente ti permette di fare una maschera come se fosse su Lightroom in questo modo. E niente, quindi vabbè, questo qua è un più che però non, in realtà non è così utile. Poi quando uscite ovviamente rimane la maschera selezionata, cioè la parte che avete selezionato diventa una selezione. Ora però andiamo a vedere che cos'è una maschera vera e non la quick mask mode, che è un po' più particolare, in Photoshop. Allora, in Photoshop la maschera la vedete facile. Ora, qui probabilmente non si vedrà perché la risoluzione è bassa, ma il terzo da sinistra dei pulsantini sotto al campo livelli, alla tab livelli, si chiama Add Layer Mask, cioè aggiungi maschera di livello. Maschera di livello non è nient'altro che un qualcosa che si appiccica a un livello normale di Photoshop e vi permette di mascherarlo. È per quello che si chiama maschera, perché permette di mascherare un livello. Ora facciamo un esempio proprio stupido. Andiamo a, non so, disegnare qualcosa qui sopra che non sia di sconcio. Facciamo la mia casa dell'infanzia, erano tutte così, con l'alberello. Ora ho questo livello qui sopra, qui c'è anche il cane. No, allora adesso fa il sole col cielo tirato come una riga, se no non vale. Il cane che sembra una pecora. Esatto. E praticamente il sole nero, perché ero dark. Ora, se vogliamo mascherare, perché dico, no, ho messo un po' troppo tetto e non voglio cancellarlo, voglio far sì che il tetto si veda solo sul mare, non lo so. Allora, tenendo premuto il livello, selezionato il livello, clicco Add Layer Mask e una maschera di livello viene applicata al livello. Non è cambiata nulla, non è cambiato nulla, adesso anche la RAM è piena.
non è successo nulla perché è tutta bianca. Se premete Alt barra Option, a seconda di che sistema operativo utilizzate, o Mac, Windows, e poi sulla maschera, vedete la maschera. Ok? Se io sopra la maschera con un pennello nero faccio qualcosa, quando torno sul livello normale premendo ancora Alt o Option e cliccando sulla maschera, vedete che il livello che ho fatto con la casa è stato sottratto dalla maschera. Cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente la parte nera della maschera sta mascherando il livello e la parte bianca lo sta lasciando passare o la sta lasciando vedere normalmente. Quindi avremo 0, ok, fammi vedere tutto, nero, non fammi vedere nulla, e tutte le varie sfumature di grigio, fammi vedere qualcosa, tipo vedete qua, infatti dove c'era il grigio è qua, dove sono passato col grigio, non è completamente cancellato, ma sarà 50%, dipende da che tonalità di grigio utilizzato. Ma cosa ci facciamo con sta roba in fotografia? In realtà è un'ottima domanda. Facciamo un esempio. Mettiamo che io questa foto la passo velocemente in un plugin tipo Vivezza. Adesso cerco di farlo più velocemente possibile per quanto il caricamento sia lento. E do una... Adesso io qua sono zoomatissimo. Cosa ho fatto? Qua su, meno. Se gli dai doppio clic, forse te lo riporta già normale lui. Ci ho provato. Vabbè, gli do tantissima struttura giusto per farvi vedere l'effetto. Quindi diamo un 80% di struttura e un po' di caldo. E salviamo. Vivezza vi crea un secondo livello rasterizzato, cioè in pixel, dove avete i settaggi che avete impostato e le varie modifiche. Ora però gli dico, cavolo, è veramente tanto sul mare, non mi piace, si vede che è un po' increspato, nonostante era 2 minuti, Frank, il mare è ancora increspato. Vabbè. E poi c'è quella barca che è passata, non so se te lo ricordi, non so se forse la toglierò, mi sa che mi metto lì con il timbroclone una notte, lo toglio. È impazzire. Voglio farlo vedere dappertutto questo livello tranne il mare. Cosa faccio allora? Gli applico una maschera. In teoria, da quello che ho detto, io dovrei andare qui sopra e andarmi a pitturare in nero, vedete il pennello nero, tutta la zona che non voglio. E tecnicamente una maschera è questo, quindi posso anche vedere quello che succede in tempo reale, vado a mascherare. Sto pitturando in nero qua, semplicemente senza cliccare Alt, così vedo quello che faccio. E come vedete, di fatto, sta succedendo quello che volevo. Ora lo faccio in maniera manuale. Se avete una... per questo magari è utile avere una tavoletta grafica, anche se non sono mai riuscito a utilizzarla. E ho più o meno tolto il mare. Come vedete, si applica solo sul cielo e solo sulle rocce. In realtà sulle rocce così tanto non è nemmeno male. Sulle nuvole troppo, ecco, ad esempio sulle nuvole troppo, quindi non voglio toglierlo al 100%, però allora magari mi prendo un grigio non so, al 50%, lo potete vedere qua, vedete 50 qua, e lo applico così, e adesso l'ho tolto al 50% sulle nuvole. Se guardiamo la maschera, sta porcheria qua, però più o meno funziona. Sulle nuvole ancora troppo, aumento e vado a... no, scusate, 50%, andiamo al 30% di bianco, quindi un 70% praticamente di nero, cioè quindi più scuro, quindi toglie di più. Ora vedete, è diventato più scuro. Ok, e va bene, e la lascio così. Però alcune volte, ora è diciamo decente... Però la selezione non è perfetta. Alcune volte può capitare che dovete fare selezioni più raffinate. Il 99% delle volte, più andate avanti con la post-produzione, più serviranno delle maschere precise e raffinate. E quindi ci sarà un modo migliore per farlo. E il modo c'è, e sono le famigerate maschere di luminosità.
e o di tonalità e o un mix di queste, che di fatto non sono altro che quelle che abbiamo visto su Lightroom in qualche modo. Vi ricorda qualcosa? Luminance, Color, Range Mask? Qua di fatto sono le stesse cose, cioè andiamo a creare una maschera con vari plugin, come ad esempio il TN Panel, io ce ne ho diversi qua, perché comunque li uso diversi secondo quello che devo fare, però a voi ve ne basta uno, o anche uno script, dipende da quanto volete averlo comodo, ma come sapete il tempo è denaro, però vabbè, il tempo è importante, a parte che nessuno, non è che mi stanno pagando, a meno che non mandate le stelline, che abbiamo scoperto che tipo un miliardo di stelline sono un centesimo, ragazzi, quindi ci state rendendo ricchi. No, non è vero, perché non ce le stanno mandando più, ci sono pochi aficionados che poi... Vabbè. Guarda, oggi invece è il nostro Ale Fantoni che ci manda 50 stelline, quindi oggi non è male come al solito. Non andate a vedere Alessio Fantoni su Instagram, per favore. Esatto, Alessio Fantoni. Peccato che non posso... Non andate a vederlo. Vediamo, adesso gli farò un banner. Allora, ragazzi, il primo che manda tipo 200 stelline gli faccio banner col profilo Instagram, giuro. Ti prostituisci così? No, perché non so, mi sto annoiando. No, non è vero. Sto imparando anch'io, ragazzi, perché io le uso poco le maschere, effettivamente. Ma... Ok, ora, cosa facciamo se vogliamo avere una maschera di luminosità nella zona qua delle rocce? Io intanto ho duplicato il livello, ho lasciato quello sotto, nascosto, e uno di vivezza senza maschera. Andiamo, ad esempio, a utilizzare il TM Panel. Ora, se andiamo su Luminosity, qua, quindi quella più semplice, la classica maschera di luminosità, abbiamo la possibilità di scegliere una serie abbastanza lunga di maschere che vanno da luminosità, quindi light, luce, 5, fino a D, dark, 5, passando da M, mezzi toni o mid tones in inglese, di tre livelli diversi. Semplicemente andando a prendere la light 5, per esempio, andremo a selezionare, come vedete, una piccola parte dell'immagine, quella più luminosa. Andando a selezionare Dark 5 faremo l'opposto, cioè andiamo a selezionare pochi pixel, quelli più scuri dell'immagine, che sono appunto questi qua. Andando, ad esempio, sul Dark 2, che forse può fare per noi, andiamo a selezionare le zone mediamente scure in qualche modo. Ora, con questa selezione, vado a cliccare maschera. Come vedete, una cosa molto, molto più elaborata di quello che abbiamo visto prima, cioè il disegno della casa con l'albero in confronto. Esatto, sicuro non è sta cosa qua che ho fatto a mano. Quindi questa maschera dovrà essere un po' più precisa, cosa dite? Sicuramente lo sarà. Allo stesso tempo però è più imprecisa. Perché? Perché sta selezionando un po' tutti i pixel un po' scuri, quindi anche quelli che vedete qua. Mentre io invece qua, nella mia basica utilizzo di qualche pennello, avevo comunque fatto 0 qua, un po' qua, cioè un po' qua su, e tutto qui. Quindi allora, in realtà... Purtroppo che, scusa se interrompo, ma stanno bombardandoci di stelline adesso. Io passerò il resto della serata a fare banner. Ok, te l'hai cercato e adesso lo fai. Mannaggia a me, facciamo solo i primi tre. No. Quindi... che cosa vi consiglio di fare? In realtà a volte io utilizzo anche maschere così semplici, cioè se portano l'obiettivo, perché no? Se dovete dare una maschera appunto di vivezza solo sul cielo, beh, usate semplicemente una maschera semplice fatta da bianco sopra e nero sotto. Se invece dovete andare a agire magari su particolari tonalità, vi faccio vedere un esempio dopo, allora magari ne vale la pena. Qua comunque io userei una maschera di luminosità e andrei a fare il lavoro opposto, cioè con il pennello impostato su nero andrei a cancellare quello che non mi serve in maniera abbastanza anche tra virgolette dozzinale, cancellerei magari anche il faro e lascerei la zona delle rocce, quindi poi magari lo fate in maniera un po'... Questo, ad esempio, è un buon momento di andare a abbassare il flow, perché così se passate
sopra la roccia per sbaglio ci passate al 38%, basta che non ci passate sopra 10 volte, non è un grosso problema quella sfumatura che fate. Quindi flow ovviamente densità, che come significa la stessa cosa di Lightroom, quindi di fatto sto passando una volta al 38 e poi meno. Ora, senza essere troppo precisi, perché comunque qua vicino alle rocce la maschera di luminosità non è molto chiara, è grigio abbastanza scuro, quindi avrà un effetto molto blando in quella zona. Finisco giusto qua, ok. Andiamo a vedere l'effetto. Ok, effetto subdolo. Adesso zoomiamo un po', perché agisce solo in quella zona. In realtà veramente molto poco subdolo. Molto fino. Questo sì, è molto di fino, perché in realtà vedete questa zona, queste zone qua, sono abbastanza chiare, perché sono colpite dalla luce. Quindi magari anche un pochino errore mio, magari se avessi scelto un qualcosa come, non so, mezzi toni, magari sarebbe stato meglio, ecco. Se non, ma cliccando Refine poi potete vedere anche un pochino meglio come, come la maschera si applica, però ecco, diciamo abbastanza difficile andare ad agire in quel modo. E poi potete comunque utilizzarle in maniera diversa. Se portate, se mettete questo magari in fusione, andate a vedere quello che c'è sotto, no? Questo qua esattamente. Comunque, vi consiglio di studiarvele un po' e di usarle. Ora vi avevo detto un altro modo di utilizzarle. Prima di passare al prossimo passo, ti interrompo un attimo perché c'è una domanda interessante che adesso faccio anche comparire, di Bruno, che penso che possa succedere a tanti, ovvero che da Photoshop il buon Vivezza, come gli altri plugin della Nik Collection, possono dare qualche problema e fanno crashare tutto. Allora, vi succede se state usando ancora il Vivezza o gli altri plugin della Nik Collection di Google, che non è più compatibile. Quindi se vi interessa usarli, vi ricordo che ora la Nik Collection appartiene a DxO e lo potete trovare a questo link che vedete in sovraimpressione. Quindi se ti crasha è per quello. Bene, esatto. Scusa, mi sono interrotto. No, hai fatto bene. Allora, altra cosa. Adesso, aspetta che la tolgo. Per par condicio utilizzo anche Lumensia, ma ripeto ragazzi, questo è anche Made in Italy, quindi magari un po' di Made in Italy ci vuole, grande Gaspare. La maschera media al dispetto del nome non è una maschera di mediocrità, secondo me è una maschera veramente di qualità, perché cosa fa? Va a prendere tutti quei pixel che sull'istogramma si trovano, non sono completamente neri e non sono completamente bianchi. Quindi comunque vi dà una mano a non bruciare, in poche parole, no? Non bruciare le luci o non scurire troppo le parti scure. Infatti, se vi ricordate, questa zona è abbastanza scura e qua è nera, cioè vuol dire che la maschera non avrà effetto. Stessa cosa qua sulla parte bassa, all'orizzonte, che era chiaro, anche qua è abbastanza scuro e di fatto andremo ad agire molto poco in questa zona, quindi andremo ad agire sui mezzi toni. Ora, con questa preview, stessa cosa la maschera di Gaspare, sul plugin di Gaspare, quando c'erano le formiche marcianti, si chiamano formiche marcianti quando c'è la selezione che si muove, andiamo a premere un nuovo livello, ad esempio un nuovo livello di curve. Se lo fate con la selezione in preview, vi crea automaticamente, in italiano si chiama nuovo livello di regolazione, un nuovo livello di regolazione curve, ve lo fa in automatico già con la maschera applicata. Cosa andiamo a fare qua? Come avete visto anche sul mio, diciamo, sulla mia puntata in cui faccio post-produzione, io vado ad applicare un contrasto molto forte solo sui mezzi toni, perché lo sto applicando con questa maschera.
In questo modo applico un contrasto fortissimo, poi vado ad abbassare l'opacità fino a che non sono soddisfatto intorno al 10-15%, e sto dando molto contrasto ai mezzi toni, quindi aprendo in qualche modo l'istogramma senza andare a toccare le alte luci o le ombre molto scure. E secondo me dà una buona, un buono spettro in qualche modo alla foto, cioè allarga l'istogramma, adesso qui non so se si vede, vedete? Si allarga un pochino in questa zona qua. Quindi da più un po' più stretto, un pochino più largo, dopo va normalizzato, però giusto per dare un'idea. E quindi questo è solo uno dei metodi, delle cose che potete fare. Potete anche provare a lavorare, ad esempio, su selezioni di colore. Adesso col TM Panel livello in più di gestione della luminosità e delle ombre. Ad esempio qua avete warm, W e cold. Se voi andate a agire su le warm dark, vi selezionerà soprattutto la parte, vedete, è un po' più scura di caldo, e infatti è proprio dove la luce colpisce la roccia e la punta delle nuvole. Con refine, quindi cliccando refine, potete andare a farlo vedere meglio. Io consiglio sempre di fare più o meno così, cioè state fatto in qualche modo l'istogramma della curva, e più è bianco più vuol dire che la curva è definita, cioè scusate, la maschera è definita, quindi c'ha più effetto. Guarda, secondo me questo è punto per una bellissima domanda che merita una risposta filosofica di Giacomo. Meglio usare le maschere su Lightroom o su Photoshop? Allora, se adesso sento anche Ale, cosa ne pensa? Secondo me è un po' il discorso di prima. Abbiamo visto il grado di raffinatezza, si dice così, che puoi ottenere facendo una maschera su Lightroom. E hai visto, in questo caso, proprio adesso, Ale ti ha fatto vedere fino a che livello puoi arrivare, cioè puoi andare a selezionare un range specifico di luminanza applicato alla tonalità calda o fredda, quindi puoi andare a pigliare veramente il piccolo. Secondo me devi usare quello che ti serve in quel momento. Se devi andare a fare una selezione super mega accurata, allora probabilmente meglio passare su Photoshop e affidarsi a uno di questi pannelli. Se invece devi fare qualcosa di un po' più grossolano che puoi fare benissimo in Lightroom, secondo me non c'è grande necessità di usare un pannello a tutti i costi, ecco. Sì, sono d'accordo. Io su Lightroom andrei a fare quello che puoi, cioè andare ad agire come abbiamo visto su lo faccio. Come visto la foto che sono partito, avevo già delle piccole correzioni. Poi quando quello che voglio fare ci vuole più tempo su Lightroom per farlo magari peggio, allora passo su Photoshop, semplicemente. Qua, ad esempio, questa cosa forse la puoi fare pure con il Range Mask. È il tuo workflow. Io ti consiglio, in ogni caso, di cercare di fare tutto quello che puoi con i tool che hai. Quindi evitare di avere mille tool per fare tre cagatine, tra virgolette, e in quel modo semplicemente stai diluendo il tempo e le tue, in qualche modo, le tue forze. Ora ho selezionato quella zona e ho creato vedete cosa ho selezionato? Ho usato un warm medium, quindi di fatto un po' tutti i mezzi toni caldi dell'immagine, e poi l'ho applicato a un livello di color balance classico, proprio dove avete ciano red, magenta green, yellow blu, fine. Ovviamente che vado a giro sui mezzi toni, perché di fatto qua sono tutti mezzi toni, e scaldo un pochino i mezzi toni, quindi gli do un pochino di rosso, un pizzico di magenta, occhio, il magenta è tipo, non lo so, il wasabi, è come il wasabi, proprio poco, e un pochino di giallo. Di fatto sto leggermente scaldando, vedete? Si vede, non so, Frank, in streaming. Sì, cioè si vede, non come probabilmente lo vedi tu, ma è chiarissimo con questo zoom che hai dato. Esatto, ne do magari tre pizzichi in più. Però capite, vedete?
Questo quello è difficile da fare magari in Lightroom. Questo è un pochino più difficile. Di fatto cosa sto facendo? Sto un pochino accentuando quella che la luce laterale mi ha già servito in un piatto d'argento, cioè la colorazione delle luci. E le sto enfatizzando. Cosa che se fossi andato su Vibrance dici ma aumenta la saturazione, hai fatto la stessa roba. No, non è la stessa roba perché l'ho fatto ovunque, perché poi quando appena continuo e faccio altre regolazioni questo arancio qua si spappola tutto, perde le definizioni, ho introdotto una dominante, ho introdotto una saturazione in più anche qua sotto, cioè ci sta, però magari preferisco farlo così a piccoli passi e avere più gestione dell'immagine. Abbiamo una domanda da Andreina che relativamente al TM Panel ci chiede se in quali casi usi il pannello Iris o Iris, non ho ancora capito, sul TM Panel, se lo usi. Allora, direi Frank, perché io lo uso un po' meno, ad essere onesto. Frank invece è un grande utilizzatore, a ognuno ha la sua... Esatto. Diciamo, di braghe e quindi vai con le tue braghe. No, allora, ok, non ve le mostrerò perché è meglio così, però vi posso dire che, allora, il pannello Iris o Iris che sia, vi permette di fare un'ulteriore tipologia di selezione. Abbiamo visto prima che con Luminosity prendete la luminosità chiaro-scuro, diciamola breve. Sul tonality andate ad aggiungere il tono caldo e freddo, sostanzialmente Iris supera le barriere del caldo e freddo, ma vi permette di andare a fare una campionatura, quindi della creazione di una maschera specificamente per una tonalità, e di quella tonalità poi potrete andare a gestire anche la luminanza. Adesso Ale ci smanetta un po', però come vedete il pannellino è abbastanza intuitivo, o con la pipetta o attraverso il cursore che c'è sotto diciamo il disegnino, vi permette di andare a selezionare sia il tono, sia il range di questo tono, quindi cosa c'è da parte, sia a sinistra che a destra, di come colori, e poi insomma crearvi le maschere di conseguenza. Infatti per ragazzi, ti interrompo un secondo, quello che ho fatto prima io con la tonality la facevate meglio e più veloce qua. Cioè cliccavate, andavate sul ciuffetto arancione e guardate che bella maschera c'è, e potevate anche dire voglio di questo, voglio dark, mid, light oppure no. Esatto. E in realtà è molto meglio rispetto a come ho fatto io qua sotto, perché ci ho messo di più, quindi però ora lo andrò, mentre Frank finisce lo vado a rifare. Sì, no, però ancora una volta vedi, ci sono tante strade per arrivare allo stesso posto, e poi ognuno sceglie quale prendere a seconda di quello che è più comodo. Sì, qua probabilmente, Ale, sono d'accordo anch'io, è più comodo farlo così. È veramente infinitamente potente quando stiamo andando a parlare di selezioni di tonalità che non sono né calde né fredde, no? Io comunque, se per rispondere alla domanda specifica, lo utilizzo in particolare per andare a fare quelle selezioni sul mare, ad esempio, che mi trovo in difficoltà a farlo con range mask di Lightroom. Però, ripeto, anche qua io pannelli col contagocce quando serve, però in questi casi. Bene. Sì, vi consiglio adesso, allora, l'Iris funziona bene con colori un po' più saturi, ovviamente, perché è difficile da gestire, no? Cioè, se vedete, adesso qua non vorrei fare una cazzata, vediamo un po', ecco, i colori saturi sono quelli vicino al bordo, se voi siete al centro è un po' difficile di capire cosa sta succedendo e come sono questi colori. Quindi, in realtà, potreste andare a saturare l'immagine, tipo così, che tanto, lo so, poi copiarla in un nuovo livello, che è Shift Alt Command E, sì, sono tutti insieme, dovete essere una scimmia per farlo, e poi con l'Iris, ad esempio io volevo questo verde qua, ora sto verde qua, sperando, me lo prende, ecco, un pochino meglio, prima non me lo prendeva per niente, e poi facendo Refine esce un pochino fuori, ecco, questo sì, verde qua... un pochino di tempo, ecco. Ecco, con questo verde qua
esce un pochino fuori, poi ovvio andate a buttare via subito sto livello, buttate via la saturazione, però la maschera rimane, quindi non so, potete andare a rendere, vedete quel verde più blu, più giallo, più magenta, non lo so come lo vuoi, sicuramente più ciano, no, non lo so, però andate a gestire quel bluetto del mare come più vi aggrada, cosa che senza, faccio la controprova, senza saturazione è un pochino più complicato, andiamo a vedere, e infatti non c'è quasi niente, quindi giusto, non ho detto una castroneria. Ma intanto ti butto una domanda di Anto. Vai, anche perché qua praticamente ho finito, quindi ragazzi buttate giù le domande. Sì, guarda, è finito anche il tempo, quindi l'hai gestito benissimo, direi. In ogni caso c'è Anto che ci chiede, senza il TM panel, quindi diciamo il panel in generale, ci sono ugualmente modi di fare selezioni così raffinate come hai fatto con Iris? Cioè nel, immagino quindi nel colore. Allora, sicuramente sì, ma non ne sono capace. Andate da Simone Poletti, magari ve le fa. Dire, qua no, allora... Allora, esempio, un livello di color balance, se lo andate ad aprire, aprire il livello qua, quindi layer style, nel blending option avete un pochino di opzioni. Cioè, adesso lo butto rosso, giusto per far vedere. Ad esempio, potete andare a, vedete, andate a escludere parte delle parti scure. O comunque potete andare a gestire dove questo livello deve andare a agire in qualche modo e riuscite a gestire un pochino, vedete, la mascheratura, se sapete come funziona bene, perché io di preciso non lo so, non lo uso. Sì, ovvio, qui vi dice questo livello deve fare blend se è in questo range, oppure quello sotto in questo range, essendo la stessa foto non cambia niente. Però, ripeto, questo tipo di blend è abbastanza più complicato e meno intuitivo, secondo me. Poi, ovvio, se uno lo conosce bene, riesci a farci abbastanza roba con il blend if. Però, allo stesso tempo, farlo in uno specifico colore è un pochino più complicato e esula un pochino da quello che conosco anch'io. Tu, Frank? Allora, no, io non saprei fare altro, quindi io mi affido solo al pannello, ragazzi. No, sono una scimmia vera in Photoshop. In compenso, sto scrollando, non mi sembra di aver perso delle domande. Se c'è qualcuna che l'ho persa, per favore ricopiatela. E, se no, ragazzi, mettiamo le nostre brutte faccione e vi salutiamo, perché se no usate la bacchetta magica, fate così, esatto, e ci perdete la sera, poi vedete che vengono gli aloni e buttatevi al computer. No, allora c'è sicuro un altro modo per farlo, perché tutti i plugin si appoggiano a regole, funzioni che già esistono all'interno di Lightroom, di fatto vanno a creare, vedete, vanno a creare in qualche modo diversi canali, c'è, però dipende anche da voi quanto siete smanettoni, quanto siete bravi. Io purtroppo non sono così ai livelli, ma allo stesso tempo preferisco magari appoggiarmi a pochi, ma ben fatti plugin, e soprattutto utilizzarne le funzioni di mascheratura, le funzioni un po' quelle base di appoggio. Non è che vado a usare magari la funzione mettimi la neve, che ne so, mettimi la stella con la luce qua ai piedi, cioè quello no. Vado a usare le funzioni che mi permettono a me di applicare l'effetto che voglio, o comunque di fare la post-produzione che voglio. C'è Patrizio che ci chiede se senza il tool si potrebbero usare i canali. Che penso sì, i canali ce l'hai sempre. I canali ce l'hai, non sono sicuro se ci sia warm e cold, non credo, penso che li abbia creati il pannello. Però hai RGB, se sei in RGB, se cambi modalità e vai in lab,
ovviamente dentro ai canali lab, che sarebbe Lightness A, B, vedi, questi due sono stati fatti dal pannello sicuramente. Yes. Bene Ale, direi che siamo giunti in fondo, non vedo altre domande. Comunque ragazzi, mi raccomando, adesso rimetto le nostre faccione così anche tu Ale puoi uscire dalla... dimmi tu. Vai, puoi tornare in studio. E, allora, sicuramente potete andare avanti a fare commenti sia qua che su YouTube, perché poi li monitoriamo, e Ale, perché è meglio che vi rispondare, se vi rispondo io poi buttate via tutto. E quindi troverete il video, quindi troverete anche le risposte dopo. Detto ciò, niente, se volete approfondire questi temi naturalmente noi siamo sempre a disposizione, e segnalo che c'è anche qualche piccolo videocorso che abbiamo registrato a riguardo, e lo raggiungete a questo fantasticoso link, che ovviamente non è cliccabile essendo un video, ma noi ci abbiamo provato prima naturalmente. E niente, detto questo ragazzi, direi che siamo arrivati in fondo anche a questa puntata. Sì, adesso ho intravisto una domanda da YouTube di Andrea Tosi, che dice se il TM Panel è consigliato nella post produzione di gioielli per gestire riflessi indesiderati. In realtà ti consiglio di, se non lo usi, di usare un polarizzatore per eliminare il più possibile riflessi indesiderati, Andrea. Perché ovviamente quello te lo toglie proprio dall'immagine, o comunque te lo riduce molto. Se già lo usi, perché ovviamente un pochino possono rimanere, lì lavorerei magari di fino, di timbroclone o comunque di qualcos'altro che ti permette poi di andare a rimuovere, comunque sostituire quei pixel con qualcosa di adiacente, o comunque lavorare di fino. Per selezionarli è probabile che devi andare a mano. Non credo che sia ottimale. Magari puoi provare con una maschera di luminosità di magari luce, cioè light 3, luce 4, potrebbe selezionarlo se c'è differenza. Comunque prima controlla se quei riflessi hanno forte differenza di luce o colore rispetto al resto, in quel caso potrebbe aiutarti. Domanda particolare, non di landscape, quindi mi piaceva molto. No, giustissimo. In realtà poi arriva anche una domanda più generica, che ci richiedono nuovamente la puntata con commenti fotografici. Vi posso già confermare che ci sarà. Posso anche spoilerare la data, perché anche se fa parte del nuovo calendario è già fissata. Sarà il 27 maggio 2020, perché ci guarda in questa linea temporale. E ben presto ci sarà un post a riguardo su come inviare le vostre immagini, se vorrete farlo. Sì, esatto. Bene. Allora, grazie ragazzi. È l'ora dell'aperitivo e quindi... It's time, venerdì sera. Ragazzi, mi raccomando, stay safe. E vi ricordo che se potete, se è possibile nel vostro comune, ragazzi, andate a fotografare, perché ad oggi è forse l'attività migliore. Fatelo da soli ovviamente, in sicurezza, però godetevi la natura e godetevi la fotografia, e poi mandateci le foto, che il 27 maggio ve le commentiamo. A brevissimo, sulla pagina Nis Italia, come mandarle, dove mandarle, e iscrivetevi alla pagina YouTube. A tutti un salutone. Un salutone anche dal Frank, intanto che Ale trova il tasto per fermare la diretta, e ci vediamo alla prossima. Ciao. Oh, c'è un altro bottone.